Allora, con Bricolife e con Roberto, io ti lascio il microfono, Grazie. e appunto la forza del territorio e la flessibilità verso il futuro. Due Tanto parole per introdurre Bricolife, giusto? Giusto, la introduco io e poi ti lascio campo. sì, volevo tanto ringraziarti per l'invito, un buon pomeriggio a tutti e soprattutto volevo fare i complimenti a Maurizio Casolaro e al team Sì, un del applauso Brico anche a Day loro. Dai. perché Sono io ho veramente. vissuto tutti gli anni e devo dire che hanno raggiunto degli obiettivi importanti e dei traguardi importanti e mi è piaciuto anche vedere le slide che presentano, insomma, gli obiettivi futuri. Per noi operatori del settore, veramente un evento come questo è particolarmente importante. Quindi perdonami, però No, ci tenevo in particolar modo, a nome mio e di ti tutti. ringrazio perché era stata veramente una bella cosa. Quindi, Bricolife, nata nel 2011, cresciuta progressivamente negli anni, oggi 92 negozi, 390 milioni di vendite, 18 regioni coinvolte dal progetto e con tante tante insegne. E allora qui insieme ci siamo un po' confrontati in questi mesi scorsi per dire, beh, insomma, che cosa vogliamo raccontare di concreto? E abbiamo pensato di strutturare questa condivisione da un lato i punti di forza per i soci, dall'altro i benefici per i clienti che entrano nei negozi di Bricolife. Allora, i punti di forza per i soci io li leggo e poi te li lascerò spiegargli: un'insegna indipendente, relazioni e confronto costante, flessibilità, strumenti e opportunità. E adesso lascio a Roberto la parola per poterceli presentare anche in concreto con qualche dettaglio. Sì, esatto. Consorzio Bricolife è un gruppo che nasce nel 2011, quindi giovane, però da sette soci fondatori, da sette aziende fondatrici che avevano forte esperienza in campo Diamoci qua che consortile. così non impalliamo. Però avevano un obiettivo comune, tanto volevano condividere quelle che potevano essere le strategie su quella che era la visione del mercato e su quello che dovevano essere le azioni da fare per affrontare un mercato che oramai sta oggi tuttora evolvendo, si sta evolvendo in maniera Quindi molto varie imponente. insegne Infatti, indipendenti. noi oggi, diciamo, i punti di forza per il nostro gruppo sono sicuramente l'insegna, perché ci sono diverse insegne indipendenti che operano ognuno nel proprio settore, ma la scelta di Bricolai è proprio quella di voler lasciare all'imprenditore l'insegna, diciamo, che ha costruito nel tempo, quello che ha investito sia non solo in valori economici, ma anche in tempo e attenzione dedicate ai propri clienti. Quindi per noi questo è un punto di forza che offriamo ai nostri soci, insomma, agli imprenditori che fanno parte del nostro gruppo. Come un gruppo vero, i punti di forza sono le relazioni, il confronto e aggiungerei anche la condivisione. Tu mi dirai come fate È ciò? Noi facciamo una bella sfida. una bella sfida perché intanto ci sono degli incontri costanti tra di noi, ma creiamo anche, facciamo degli eventi, andiamo insieme magari a visitare altre realtà in altri paesi dell'Europa. Siamo stati l'anno scorso a Londra, tra qualche settimana andremo a Berlino, ma una cosa importante è facciamo anche gli eventi andando a visitare i nostri soci, l'imprenditore che fa parte del nostro network. Da poco, 10 giorni fa, siamo stati ospiti di un nostro collega. La cosa bella è il confronto, avere accesso a quelli che sono i segreti dell'azienda. Quindi il nostro collega ci ha dato la possibilità di apprendere i segreti del successo della propria realtà, andando a visitare le logistiche Un'altra e parola tanti altri. chiave è la flessibilità. Flessibilità perché come consorzio abbiamo degli obiettivi, abbiamo delle regole scritte, però poi quello che conta appunto è lasciare all'imprenditore diciamo, quell'estro, quella possibilità di fare quelle azioni giuste per l'impresa che lui ha costruito. Quindi per fare ciò serve una certa flessibilità. Quindi noi lavoriamo tutti i giorni per dare quelli che sono gli strumenti giusti, dando una certa libertà. Strumenti. Questo, strumenti noi ne diamo veramente tanti, lavoriamo sia per la parte, diciamo, che riguarda i prodotti, infatti come realtà Bricolife noi oggi abbiamo
portato avanti un progetto legato ai marchi privati, ne contiamo 5 che spaziano dalle pitture al giardinaggio, al legno. Anche questi progetti, una cosa importante da dire è che sono progetti a cui capo fa l'imprenditore, in questo caso il mio collega Giulio Ron, che si occupa di questi progetti, che è col team fatto dai collaboratori Bricolife o dai collaboratori delle aziende che aderiscono a Bricolife, portano avanti questi progetti. Le opportunità per i soci, esatto, e di accedere anche poi a un marketing, per esempio. Sì, questi, qualche esempio. Insomma, tutte queste attività, compreso le opportunità che noi vogliamo dare a tutti gli imprenditori, sono comunque opportunità, come ho detto prima, che nascono dall'idea e dal confronto tra i soci. Queste ne abbiamo tante, tra cui ho portato qui come esempio quella dei concorsi, quindi ci uniamo per poter realizzare quella raccolta punti che facciamo attraverso la raccolta punti che facciamo con la nostra carta fedeltà, delle azioni per premiare i clienti che tutti i giorni ci danno fiducia. Una carta fedeltà che avete fatto già da un po' di tempo, vero? Siete stati, insomma... Sì, noi diciamo siamo, credo, molto innovativi, perché la carta fedeltà ce l'abbiamo sicuramente da più di 10 anni, come tanti altri strumenti tecnologici che abbiamo all'interno delle nostre aziende. Veramente crediamo sia molto importante, insomma, l'innovazione, e questa la condividiamo tra di noi. Quindi tutta questa parte ovviamente di presentazione e di chiarificazione con tanti esempi concreti di vantaggi per i soci, vediamo un po' i vantaggi per i clienti che entrano nei negozi, e io li elenco e poi li vediamo uno per uno: negozi che sono accoglienti e moderni, assortimenti aggiornati, i servizi, un clima che si caratterizza da una familiarità estrema e vicinanza al territorio. Quindi partiamo da negozi accoglienti e moderni. Sì, questo noi lavoriamo tanto affinché, diciamo, possiamo proporci con dei negozi e quindi far sì che il cliente possa trovare, quando ci viene a visitare, a fare i propri acquisti, dei negozi, diciamo, moderni. Noi stiamo facendo un lavoro importante, come dicevo prima, sulla tecnologia. Oggi non tutti i negozi che aderiscono al network Bricolife hanno per esempio l'etichetta elettronica, ma siamo arrivati a un buon 30%. Avere l'etichetta elettronica ci consente di dialogare maggiormente col cliente, dare maggiori informazioni, cambiare le informazioni che vogliamo dare al nostro cliente in tempo reale. Quindi è un vantaggio per il cliente. Così oltre alla digitalizzazione sulla comunicazione, perché insomma l'omnicanalità è il fatto di poter accedere agli acquisti o attraverso i nostri negozi fisici o l'e-commerce è, certo, fattibile. Gli assortimenti? Assolutamente sì. Che cosa trova nei vostri negozi come assortimento? Quello che è l'assortimento legato al bricolage, assortimenti comunque che hanno un aspetto, diciamo, sia tecnico ma anche decorativo. Diamo la possibilità, il cliente trova comunque degli assortimenti che sono in linea con le proprie esigenze, e questo nasce sia perché l'imprenditore che opera nel proprio territorio conosce bene i propri clienti, certo, ma anche perché, come dicevo prima, c'è un confronto diretto. Quindi veramente il cliente trova un vantaggio perché ha un assortimento che segue i trend di mercato, ma anche segue quelle che sono i bisogni del oggi abbiamo mercato. Già parlato molto anche dei servizi. Quali sono i servizi che vi caratterizzano e quanto sono importanti oggi per voi i servizi? Oggi il cliente viene a fare acquisti non solo per, appunto, comprare il prodotto, ma perché aspetta di trovare un qualcosa in più. Quindi per noi è importante, il cliente trova in noi dei negozi che possono offrire il servizio non solo che va magari al trasporto, al montaggio del prodotto, quelli o magari classici, il noleggio degli attrezzi, ma anche servizi che vanno verso, diciamo, le comunità, magari nell'accesso al pagamento attraverso strumenti non solo come le finanziarie, ma anche nuovi strumenti tecnologici che oggi vanno per la maggiore, certo. Certo.
Per il clima familiare ho chiesto a Roberto di andare a recuperare qualcuna delle recensioni, che ce ne sono tante, dei clienti che testimoniano. Non so, forse la vuoi leggere questa qui, o comunque la leggo io, insomma. Quello che desidero sottolineare è il tratto umano sempre più raro al giorno d'oggi, che fa sentire il cliente non come un ingombro, ma come un ospite. È il concetto del giapponese dell'ospite, la disponibilità e la cortesia di tutto il personale di fronte a chiunque, a qualunque problema, sono il fiore all'occhiello di questa azienda. E penso che sia un esempio, ne avete tanti, no? Di questi ne, sì, ne abbiamo portati alcuni, non abbiamo il tempo di leggerli, sì. Questi che ho portato, però quando tu mi hai chiesto quali sono i vantaggi del vostro cliente, sicuramente è trovare all'interno di aziende, di imprese familiari, comunque un clima familiare, che è quello che poi noi trasferiamo ai nostri collaboratori, e i nostri collaboratori lo fanno con i clienti. Ed emerge dalle recensioni, perché non sono le recensioni positive solo, insomma, queste che ho portato, ma anche da un'analisi fatta, proprio emerge in maniera prorompente che chi visita i negozi con le insegne Bricolife trova un clima familiare, quindi trova la situazione, diciamo, giusta per fare i propri acquisti. Vicinanza al territorio. Qualche esempio delle tante cose che fate per i vostri territori? Tante, perché spaziano dal sociale o anche da quello che è magari il tema più attuale legato alla sostenibilità. Anche qui quello che ci accomuna è il fatto che, essendo insegne radicate nel territorio, crediamo nel territorio e vogliamo dare, diciamo, le imprese vogliono dare un riconoscere in quel qualcosa di utile per il territorio stesso. Il vantaggio è che il confronto ci dà la possibilità anche di scambiare idee su eventi da portare avanti. Quindi si creano anche circoli virtuosi di scambio tra i diversi, sì, territori, che naturalmente arricchiscono ciascuno dei soci, giusto? Assolutamente sì. La forza del gruppo. Bene, quindi andiamo un po' alla conclusione. Questo è un po' lo specchietto del ricapitolativo delle punti di forza per i soci e vantaggi per i clienti. Voglio farti una domanda finale. Tu, insomma, hai tanta esperienza nel settore e di gruppi, hai partecipato a vari gruppi, ma alla fine sappiamo che non è facile. Quali sono, secondo te, dalla tua esperienza, le chiavi che consentono a gruppi come Bricolife di crescere e svilupparsi? E cosa bisogna fare, a che cosa bisogna fare attenzione? I gruppi in generale che in Bricolife sono sicuramente i valori, che il valore della passione, dell'onestà, sono importantissimi, sì, e noi ce li trasferiamo quotidianamente, ma soprattutto anche dell'armonia e del voler condividere insieme i progetti, perché alla base di tutto comunque... Sì, ma come si fa ad arrivare all'armonia? Noi italiani spesso siamo più noti per, diciamo, non essere d'accordo che per essere d'accordo, giusto o sbaglio? Giusto, rispetto e pazienza. Rispetto e pazienza, e con queste due parole allora un grande applauso a Roberto. Grazie a tutti. Grazie mille.